Siamo la prima regione che fornisce un portale per i tamponi. Se il modello funziona, potrà essere adottato anche dalle altre regioni. La prenotazione diventa online. Il sito si chiama prenotatamponi.sanità.toscana.it. Dalle prossime ore, in totale autonomia e a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi, sarà possibile prenotare un tampone o un test rapido con quattro semplici passaggi, quattro azioni che prevedono aprire il sito dal proprio computer o anche da smartphone, inserire il codice fiscale, il numero di cellulare e il numero di ricetta elettronica, che è il punto fondamentale per poter proseguire, scegliere il presidio o il distretto preferito, selezionare data e ora in cui si vuole effettuare il prelievo, attendere la ricezione di un SMS di conferma con possibilità di stampare il promemoria. Tra le novità, anche il fatto che la Toscana ha differenziato i test, quelli cosiddetti rapidi, data la velocità di esecuzione che va dai 15 ai 30 minuti, verranno dedicati prevalentemente ai ragazzi in età scolare, andando così incontro alle necessità delle famiglie e delle scuole. Abbiamo sviluppato questo portale per i tamponi perché in questa fase di pandemia volevamo semplificare al massimo anche questo passaggio, questa pezzo di vita che dà un po' di senso di ansia ai nostri cittadini. Il portale funziona semplicemente con la ricetta elettronica, quindi quando un cittadino ha un sintomo chiama il suo medico, il medico decide se deve essere fatto un tampone a domicilio oppure al drive-thru e quindi fa una ricetta elettronica. Con questo numero, che è il numero NRE che si trova in alto a destra della ricetta, il cittadino va sul portale, ci può andare sul suo computer di casa, sul suo telefonino, sul tablet, inserisce codice fiscale cellulare e può prenotare il posto più vicino, più comodo. Da lunedì, come stabilito mediante ordinanza dal presidente Gianni, il numero dei tamponi dovrà avvicinarsi alla nuova quota di 17.000 e quindi il sistema si modifica con un feedback automatico tra domanda e risposta del sistema. Per chi avesse difficoltà con l'informatica, a telefono l'operatore eseguirà per lui le procedure.